pomeriggio al gentile pubblico presente, un cordiale saluto di benvenuto da parte dell'ateneo alla professoressa Giovannella Cresci e al professor Lorenzo Calvelli che ci offriranno oggi una disamina del controverso tema della data di fondazione di Venezia e anche di molti altri argomenti connessi. La dottoressa Margherita Tirelli, coordinatrice di questo corso non poteva oggi essere presente a quest'ora? Speriamo però che possa raggiungerci più tardi. La sostituisco io con minori competenze ma con sincero apprezzamento per l'organizzazione del corso di archeologia che è al suo terzo ciclo e che ha suscitato l'interesse di una vasta platea di partecipanti sia in presenza sia a distanza. La scelta del tema Prima di Venezia e la prima Venezia si colloca nell'ambito delle manifestazioni Venezia 1600 e vuole essere un contributo con un taglio storico-archeologico al problema delle origini della prima vita della città. Già dal titolo Oltre la leggenda, il 421 D.C., nella Venetia, con la conferenza di oggi si entra nel vivo del problema, nella distinzione di quanto c'è di leggendario in una narrazione mini mitica delle origini romane di Venezia, allo scopo di comprenderne le modalità di costruzione, attraverso un'attenta disamina di un processo che merita di essere meglio definito e contestualizzato. A tale fine i nostri relatori ci porteranno virtualmente proprio nel 421, illustrando i dati storici riferibili a quel preciso momento nell'ambito della storia del mondo romano focalizzando poi l'attenzione sul panorama della Venetia nella tarda antichità. Una corretta visione del problema richiede una stretta correlazione tra i dati storici e la realtà della cultura materiale messa in evidenza dalla ricerca archeologica. È per questo che oggi sono qui tra noi una studiosa e uno studioso che hanno sempre tenuto in gran conto questo fondamentale principio metodologico. Qualche settimana fa... Ho avuto modo di partecipare a un momento della vita accademica di Cafoscheri che mi ha davvero commosso. Numerosissimi membri della comunità scientifica e altrettanto numerosi allievi hanno testimonato la grande stima di cui gode Giovannella Cresci, per la sua eccellente attività di ricerca, per l'impegno mai venuto meno nel magistero nelle istituzioni accademiche nell'arco di oltre un trentennio. La sua ricerca ad ampio raggio sulla storia di Roma contiene anche fondamentali capitoli dedicati alla Venezia nell'antichità. Il suo lavoro ad Altino, in stretta collaborazione con Margherita Tirelli, ha portato a risultati di riconosciuta rilevanza scientifica. A riprova della qualità del suo insegnamento, Giovannella Cresci è affiancata oggi dal nostro socio Lorenzo Calvelli, suo allievo e giovane e brillante studioso altamente qualificato a livello internazionale. Ricerche interdisciplinari, direi anche multidisciplinari, ne fanno già un punto di riferimento in alcuni settori, quello ad esempio delle falsificazioni in ambito epigrafico. Potrei ancora dilungarmi sull'attività di Giovannella e di Lorenzo, che sentitamente ancora ringrazio da parte dell'Ateneo per la loro presenza tra noi. Preferisco passar loro la parola per trarre direttamente frutto e lumi dai risultati del loro contributo. Grazie davvero a entrambi. Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie al professor Carinci per queste bellissime parole con cui ci ha introdotti e grazie naturalmente a Margherita Tirelli per aver organizzato questo bellissimo corso di archeologia anche quest'anno all'Ateneo Veneto e per averci coinvolti a parlare. Dunque, faremo un po' una staffetta oggi, io e la professoressa Cresci. E inizio io proprio in media stress parlando un po' del tema, del titolo che abbiamo voluto dare a questo nostro intervento. La leggenda della nascita di Venezia nel 421 d.C., addirittura a mezzogiorno del 25 marzo, è un falso storico accreditato dalle cronache veneziane di epoca medievale successiva che la critica ha ormai smascherato da tempo. L'anno scorso, in occasione delle celebrazioni per, il, per i 1600 anni dalla presunta fondazione della città, numerosi studiosi hanno ribadito come esse si basassero su una narrazione senza fondamento. Ad esempio, Elisabeth José Pavin, docente di storia veneziana all'Università Sorbona di Parigi, ha, ha sottolineato che a diffondere il falso testo di Martino da Canal ci fu il doge Andrea D'Andolo e successivamente Marin Sanudo e lo stesso Raskin, ma è un falso storico, come quello che collega a questa data la Chiesa di San Giacometto. La credenza si diffuse così tanto da entrare nell'immaginario collettivo come se fosse vera. Se tali considerazioni riflettono giustamente la necessità di promuovere un'idea di cultura basata sulla consapevolezza critica delle narrazioni storiche, che consente anche a non specialisti di isolare le cosiddette fake news, resta comunque imprescindibile l'esigenza di esplorare il mito fondativo di Venezia per comprendere le ragioni, adottando un metodo di studio scientifico. In tale ottica crediamo che sia sempre importante indagare gli usi del passato, ovvero approfondire quella che si suole oggi definire histoire intentionnelle, la storia intenzionale. Riteniamo cioè che ogni azione di recupero del passato, romano ma non solo, in qualsiasi momento sia stata operata, sia stata dettata da intenzionalità e che tale intenzionalità sia degna di analisi. Contestualizzare le motivazioni del riuso del passato, che può essere concettuale ma anche materiale, costituisce infatti il fondamento del nostro mestiere di storici e della critica delle fonti su cui esso si basa. In, tema, in, tema, in tempi recenti, il tema della leggenda della fondazione di Venezia si è trovato sotto i riflettori della critica ed è stato affrontato secondo diverse prospettive esegetiche. Studi importanti hanno egregiamente esaminato il mito fondativo della città, valorizzandone il radicamento nel mondo bizantino, nelle tradizioni storiografiche del medioevo occidentale, nonché nei testi e nel patrimonio artistico di ambito teologico. Fra i molti importanti volumi pubblicati negli ultimi anni, segnaliamo anche l'opera del medievista rumeno Sherban Marin, Il mito delle origini, edita in italiano nel 2017, che ha esplorato la complessa vicenda filologica della cronachistica relativa alle origini della città lagunare, individuando quattro motivi fondativi principali. Due di essi, quello che addebita la fondazione all'eroe all troiano Antenore e quello che l'attribuisce ad Attila, conobbero ampia diffusione in Italia e addirittura in Europa. Al contrario, altre due leggende, quella marciana e quella relativa all'anno 421 d.C., sono connotate da gestazione e circolazione quasi esclusivamente in ambito veneto. Da storici romani: desiderano però fornire un contributo di metodologia interdisciplinare a questo corso di archeologia, noi intendiamo focalizzare il nostro intervento su tre aspetti. In primo luogo isolare i dati costitutivi, ovvero gli elementi fondanti della leggenda, per decostruirla, cioè per evidenziarne gli aspetti che collidono con l'evidenza documentaria e se, se possibile spiegarne la genesi. In secondo luogo vogliamo richiamare le coordinate storiche generali del 421 d.C., un anno che potremmo definire anonimo per la macrostoria romana. In terzo luogo, infine, desideriamo soffermarci sulla situazione della Venetia fra IV e V secolo d.C., alla luce delle fonti letterarie e delle evidenze documentarie, in particolare epigrafiche, incluse quelle di nuova acquisizione. Come ogni mito fondativo che si rispetti, la leggenda della nascita di Venezia nel 421 d.C. è una storia che cresce su se stessa, un palinsesto, che nel corso del tempo si arricchisce di versioni sempre nuove, in alcune parti alternative, e comunque sempre più ricche di particolari aggiuntivi. La sua invenzione è ricca di implicazioni politiche e ideologiche, perché si snoda fra due città storicamente rivali fra loro. Venezia e Padova. La leggenda nacque probabilmente in ambito veneziano verso la fine del XIII secolo. La prima attestazione a noi nota compare nella Chronique de Vénissien, o Les Histoires de Venise, di Martin da Canal, un autore con tutta probabilità veneziano, ma che scelse di scrivere la sua opera in francese, nella lingua che, secondo lui stesso, corps parmi les mondes, et est la plus déliciable à lire et à oïr que nul autre. Nella sua cronaca, Martine precisa, comme abbiamo scritto nella depositiva, que, questo francese diciamo medievale, provo a leggerlo come posso, eh, «Celle belle cité, que l'on appelle Venise, fut faite en l'an de l'incarnation de notre Seigneur Jésus Christ, 421.» La variante più popolare della leggenda della fondazione di Venezia nel 421 si deve però all'intrusione nella filiera cronachistica veneziana della versione del medico padovano Jacopo Dondi dell'Orologio, vissuto nella prima metà del 300. Quest'i confezionò addirittura il decreto di fondazione che sarebbe stato emanato il 16 marzo 421 dal Senato di Patavium la Padova dei Romani. Ecco nel testo, spero che riusciate a vederlo, dal quale si evince la volontà di, cito le parti sottolineate, edificare Urbem circa Rivum Altum, quale centro di aggregazione agli abitanti delle isole vicine, di attrezzare un porto unico Terram unam Pozios quamplures portuale ma bere, di allestire una flotta pronta a ogni evenienza, l'asse imparata a tenere, con finalità di perlustrazione, di approntare un rifugio sicuro contro eventuali attacchi bellici. Il documento, chiaramente spurio, riporta come esemplificazione l'invasione visigotta di Alarico del 413, che avrebbe messo a ferre fuoco l'Italia, senza però tenere in considerazione che in tale anno Alarico, e il re barbaro, era già morto ormai da tre anni. Il decreto prevedeva inoltre il nome del nuovo insediamento, Venezia appunto, nonché l'invio di tre consoli, padovani, che si sarebbero subito messi al lavoro e di altri tre che succedettero a loro dopo due anni. A grandi linee è possibile enucleare tre aspetti connotativi relativi a questa urbs refugialis, così è chiamata, et portualis. Descritta appunto dal falso Decretum Patavino, sui quali merita di soffermarsi la nostra attenzione. Il primo punto è la cronologia. La fondazione sarebbe stata operata una trentina di anni prima dell'incursione distruttiva di Attila, che notoriamente si abbatté sulla Venetia nel 452 d.C. La motivazione del macroscopico errore cronologico in cui incappano numerosi testi tardo-medievali, a partire appunto dall'esestuar de Venisi Martin da Canal, è stata spiegata da Sherba Marin in base a una argomentazione convincente. Alcuni autori tardo-antichi e altomedievali, non ricorsero infatti nelle proprie opere allo stile di datazione ab-incarnazione, cioè quello comunemente utilizzato ancora oggi, quello che chiamiamo dopo Cristo per capirci. Ma al contrario si servirono del cosiddetto stile A passione Domini, chiamato anche Mos Gallicanus, perché particolarmente diffuso in ambito gallico e francese, appunto. Secondo tale modalità di computo, l'era cristiana non sarebbe iniziata con l'annunciazione e la nascita di Cristo. Ma bensì con la sua morte e resurrezione. Tra le fonti che avrebbero potuto conoscere Martin da Canal e i suoi successori figura in particolare l'Epitoma Chronicon di Prospero di Aquitania, un autore latino eh, attivo nei decenni centrali del V secolo d.C. e quindi contemporaneo delle invasioni attilane. In tale opera, che si configura come una continuazione della cronaca di San Girolamo, l'anno 1 corrisponde al 29 d.C. Quindi, adottando questa prospettiva cronologica, capite che il riferimento all'anno 421 non risulta più come un grossolano errore, ma piuttosto come una svista di pochi anni rispetto al momento dell'effettiva invasione dell'Italia da parte delle armate guidate da Attila. Anche la data della fondazione... Della colonia patavina di Venezia acquista dunque un senso quale conseguenza della crisi Umna. E questo è il primo punto appunto che desideravamo ribadire, eh, a partire sempre dal documento che abbiamo visto, il Decreto un Padovano. Il secondo punto è il nome degli Eccisti, cioè dei fondatori della appunto città eh, Urbs Refugialis et Portualis. Tutte le narrazioni relative alla nascita di Venezia individuano come fondatori del nuovo insediamento un collegio di tre uomini, si parla di triunvirato, i cui nomi variano però a seconda delle versioni e sembrano creare non poco imbarazzo agli autori veneziani. Per la Serenissima infatti era inammissibile promuovere a ruolo di eroi ecisti della città lagunare personaggi patavini e ciò spiega molte reticenze. I nomi che compaiono nella cronaca di Andrea D'Andolo della metà del Trecento sono Gallianus de Fontana, Simeon de Glauconibus e Antonius Calvus de Limianis. Le cose cambiano all'inizio del XIV secolo quando Lorenzo de Monaci sporta alla ribarta altri tre nomi come alternativi. Vellu, Talis, ad Albertus Falerius, Thomas Candiano, Comes Daulus. Queste designazioni onomastiche, le ultime che ho citato, tradiscono con tutta evidenza la derivazione dai nomi di tre grandi famiglie patrizie veneziane, i Falier, i Sanudo e i Dandolo, che in tal modo accreditavano la loro antichità e la loro autorevolezza, incrementando il loro patrimonio simbolico gentilizio grazie alla surrettizia e inserzione di loro presunti antenati nel mito fondativo. Altre versioni menzionano due triunvirati, il primo che nel 421 avrebbe dato inizio alla fondazione, il secondo dopo due anni che nel 423 avrebbe completato le operazioni insediative. È tuttavia evidente che in, avete i nomi qui nella diapositiva, non li leggo neanche. È evidente che in questa pletora onomastica che registra l'oscillazione tra, ad esempio, nome più patronimico, nome unico, nome più cognome, vedete appunto le varie formule nella diapositiva, pochi idionimi, cioè pochi nomi, presentano effettivamente delle caratteristiche che possono essere ricondotte alle serie onomastiche romane, forse quello di Massimo Luzio o di Livio, ovviamente. Terzo punto, su cui ci vogliamo soffermare, sempre a proposito del decreto un padovano, è il numero e la carica dei fondatori. A procedere alla fondazione della città sarebbero stati, infatti, secondo appunto, la tradizione, tre magistrati di Padova, che la quasi totalità delle cronache individua in tre consoli, oppure, secondo alcune versioni minoritarie, tre tribuni. Orbene, Padova non è mai stata governata né da consoli né da tribuni. So, queste sono magistrature tipiche dell'ordinamento statale romano, non di quello municipale, cioè sono magistrati della città di Roma, ma di nessun'altra delle città del mondo romano. Batavium, Padova, eh, la Padova romana, fu sempre governata come la maggior parte dei municipi fin dal suo ingresso nella Romanità da un collegio di quattro magistrati, chiamati appunto Quattuorviri, che erano eletti ogni anno, due di loro erano eponimi, cioè venivano usati appunto per dare la datazione all'anno, il nome all'anno, erano chiamati Quattuorviri Iure di Cundo, perché avevano poteri giurisdicenti, gli altri due erano chiamati Quattuorviri Edilicia Potestate perché svolgevano gli incarichi degli edili a Roma cioè l'organizzazione dei giochi, la sorveglianza sul rifornimento anonario idrico della città e appunto sui mercati. Di questi magistrati di Padova, come vedete dalla diapositiva, sono noti circa una quindicina di nomi, mh? soprattutto appunto grazie alla documentazione epigrafica, a cui vi abbiamo messo le foto di un paio di iscrizioni di Padova, recentemente pubblicate proprio anche dalla professoressa Vassignano nel supplemento italica che menzionano questi quattro orviri o iure di condo e di licia potestate. Inoltre nel ordinamento romano i consoli sono sempre stati due e anche quando si succedettero in un anno molti consoli, come succedeva, due erano quelli ordinari eponimi che entravano in servizio all'inizio dell'anno, gli altri erano chiamati suffetti cioè supplenti, comunque lo fecero sempre a coppie. Dunque il numero di tre non si giustifica nella storia romana. Nello specifico nel 421 erano consoli Flavio Agricola in Occidente e Flavio Eustazio in Oriente, perché siamo già in una fase in cui l'impero è suddiviso in due metà. Quanto ai tribuni, perché appunto una tradizione minoritaria parla di tribuni, di tre tribuni, si potrebbe pensare al Collegio dei Tribuni della Plebe, che era originariamente composto di due membri quando fu fondato nel 494 a.C., passò poi per un brevissimo periodo a tre dal 470 al 457 a.C., ma a partire da tale data, cioè dal 457 in poi, storicamente il Collegio dei Tribuni della Plebe a Roma fu sempre eh, attestato sul numero di dieci. Bene, perché allora le cronie che addebitano a tre consoli e a tre tribuni l'iniziativa e la responsabilità della fondazione. La risposta credo che debba essere ricercata nelle modalità con cui i romani erano soliti procedere alle deduzioni coloniarie, cioè alle fondazioni di nuove città, solitamente in territori. Vergini. Ma dove appunto si erano ispirati i compilatori? La prassi romana prevedeva fin dal IV secolo a.C. una precisa procedura, cioè una decisione assunta dal Senato, un Senatus Consultum, che doveva essere seguito da un plebiscito, cioè da una decisione. Dei comizi plebei che dovevano eleggere tre membri, quindi un triunvirato di responsabili della fondazione. Fra chi si orientava la scelta? Solitamente fra chi era già stato console. Ecco quindi una possibile spiegazione. E se ci domandiamo,. Da chi possano avere attinto appunto informazioni cronachisti, la risposta che mi sembra più immediata è dal testo supestite dei libri a burbe condita del patavino Tito Livio, che nella Padova medievale godeva già di grande popolarità, almeno a partire dalla fine del Duecento. Come noto, infatti, in tale epoca fu rinvenuta un'iscrizione funeraria romana di età Giulio Claudia che menzionava un liberto di nome Titus Livius Alis. Fu identificata subito come la tomba dello storico e ricevette poi ampia valorizzazione monumentale prima nella Basilica di Santa Giustina, nelle cui adiacenze era stata rinvenuta l'iscrizione, e poi nel Palazzo della Ragione. La cosiddetta iscrizione sepolcrale di Livio, pur non configurandosi come un falso epigrafico, è una vera iscrizione latina, ma non si riferisce allo storico, ma a un liberto. Quindi è un caso non di falso epigrafico, ma di... Fraintendimento storico e trasse in inganno numerosi umanisti, anche di primissimo piano, fra i quali Lovato Lovati, Albertino Mussato e anche Francesco Petrarca. Mentre a Onor del Vero fu molto più cauto e prudente a riconoscere la paternità di questa iscrizione a Tito Livio. Giovanni Boccaccio. Ma nel testo di Livio i cronachisti avrebbero potuto leggere molti casi di fondazione di colonie, ma io credo che si siano ispirati ad un caso specifico, alla fondazione di Aquileia. Intanto è la più importante colonia nella Venezia, ma ha avuto due fondazioni e due collegi triunvilali di fondatori il primo nel 183 avanti Cristo vedete Livio dice triunveri creati sunt e poi eh, specifica i nomi dei tre triunveri due dei quali ex consoli ma siccome la prima generazione di coloni era stata sterminata dalle incursioni degli istri si rese necessario una rifondazione, un rinforzo coloniario. Ecco quindi che nel 169 a.C. fu la città rifondata, furono inviate 1500 famiglie di nuovi coloni con un nuovo collegio triunvirale. Ecco, vedete eh, come ne parla Livio nel secondo passo. In conclusione, così terminiamo la prima parte del nostro intervento, riteniamo che sia verosimile che il nucleo originario della leggenda cronologizzasse la deduzione coloniaria in collegamento con l'incursione di Attila e quindi come reazione quelle, alle distruzioni attilane. I nomi dei fondatori servirono a potenziare l'autorevolezza, noi diremmo adesso il capitale simbolico, di famiglie dogali veneziane. Per le modalità della deduzione, il decreto, il nome dei fondatori, si adottò il modello romano con responsabilità affidata a un triunvirato di consoli. Passando ora ad, anal ad analizzare Cosa veramente accadde nel 421 d.C. nell'impero romano? Dobbiamo precisare che fu per l'impero un anno assolutamente anonimo, cioè non interessato da avvenimenti epocali che abbiano segnato nell'immaginario collettivo una cesura o una svolta in quella vicenda storica che oggi si suole chiamare tardo antico e che è anche oggetto da oramai un bel numero di anni di accaniti scontri storiografici fra i cosiddetti continuisti, il primo di tutti fu Peter Brown, che interpretano il tardo antico come una continuazione, una lenta trasformazione, e invece i discontinuisti, vi faccio il nome ad esempio di Brian Bar Perkins, i quali ritengono invece che eh, il tardo antico e soprattutto la caduta dell'impero romano d'Occidente segnò invece una brusca cesura, un regresso. Fra queste due posizioni mh, si eh, così notano tante posizioni conciliatorie, intermedie, come quella di Andrea Giardina e recentemente di Chris Wickham. Ma al di là di questo contenzioso stonografico, l'anno che ci interessa, il 421, si pone all'interno di una forchetta cronologica segnata da due eventi, questi sì avvertiti come discriminanti dai contemporanei, cioè il secondo sacco di Roma occorso nel 410 d.C. ad opera dei Visigoti di Alarico e il terzo sacco di Roma che vedrà nel 455 l'urbe nuovamente spognata dai vandali di Genserico provenienti dall'Africa. L'articolazione dell'impero dopo la riorganizzazione amministrativa operata da Diocleziano e completata da Costantino, aveva visto la penisola divisa in due diocesi, l'Italia nonaria e quella suburbicana, e la Venezia, che al tempo di Augusto era stata compresa nella decima Regio, partecipava alla provincia della Venezia Etistria e era compresa nella diocesi dell'Italia annonaria. Un'ulteriore innovazione si era però operata alla morte dell'imperatore Teodosio, che, come a tutti voi forse è noto, aveva suddiviso nel 395 d.C. l'impero nella Pars orientale affidata al figlio maggiore Arcadio e nella Pars occidentale affidata al figlio più giovane Onorio che era allora un bambino. Chi guidò l'impero negli anni eh, di, eh, giovanili di Onorio fu però un personaggio molto importante, Flavio Stilicone, che qui vedete rappresentato in questo magnifico dittico insieme alla moglie Serena e al figlio Eucherio. Costui, che era sì un senatore ma di origine barbara, era un Vandalo, e deteneva la carica di Magister utriusque milizie, noi diremmo comandante in capo militare, no? perché comandava sia le eh, truppe eh, palatine che quelle limitane, sia quindi con una eh, posizione di controllo, eh, diciamo, di tutto l'impero, in questo caso occidentale. Quando il goto Alarico mise sotto assedio Mediolanum, Milano, nel 402, Honorio, proprio su consiglio, quasi su ordine di Stilicone, acconsentì a trasferire la residenza imperiale a Ravenna. Perché era una città ben difesa da una fitta rete di paludi e di canali, era meno vulnerabile alle invasioni, aveva la possibilità di ottenere rinforzi e vettovagliamenti via mare attraverso il porto militare di classe, nonché, ahimè, aveva la disponibilità per l'imperatore di scappare a Costantinopoli. Nonostante la vittoria schiacciante che Stilicone ottenne sui Goti a Fiesole nel 406, il generale venne giustiziato per congiurie di palazzo nel 408 e la perdita di questa guida militare così autorevole facilitò la presa dell'urbe nel 410. Questo fu uno shock, no? una data epocale, una città che appunto eh, dal 390 a.C. non aveva avuto nemici dentro le mura che veniva espugnata. Ovviamente pagani e cristiani si rinfacciarono la colpa di questo evento. I pagani addebitandolo al trionfo del cristianesimo che nel 380 con l'editto di Tessalonica era divenuta religione di Stato. Secondo i pagani, gli intellettuali pagani è questo aveva azzerato la protezione che la moltiplicità delle divinità pagane avevano sempre steso su Roma, le aveva private dei templi, delle offerte, dei sacrifici, aveva quindi rotto quello che i romani chiamavano la pax deorum, cioè l'equilibrio garantito tra il mondo degli uomini e il mondo degli dei. Ovviamente i cristiani ribattevano, incolpando le sacche di eh, pagani ancora presenti nell'impero, in realtà anche minimizzando gli effetti distruttivi dell'invasione, affidandosi all'autorità dei loro vescovi e sottolineando anche che Alarico, che aveva violato la città, Forse proprio per volere divino era morto l'anno stesso. La eh, presa dell'Urbe comportò anche la prigionia di Galla Placidia, la sorellastra minore di eh, Onorio. Ma quando i visigoti eh, allontanatesi dall'Italia e stabilitisi in Aquitania, ottennero eh, da eh, onorio e rango di federati, ecco che eh, eh, tornò alla ribalta Galla Placidia, perché fu fatta sposare a Flavio Costanzo, anch'egli un magister utriusque milizie, cioè il capo militare del momento, lo vedete qui in questa moneta in cui brandisce la croce e quindi sottolineando il fatto di essere cristiano, ma anche eh, fa, eh, diciamo, sottomette un nemico, perché Flavio Costanzo, che è noto anche come Costanzo III, non era barbo, era uno dei pochi capi militari tardantichi, non barbari ma romani, e aveva cercato di riconquistare all'impero il controllo della Spagna e della Gallia, dove si erano insediati invece barbari, iniziando a costruire quei regni romano-barbarici che poi saranno il futuro, diciamo così, dopo la caduta dell'impero. Devo dire che nell'anno 421 cosa succede? Flavio Costanzo il riconoscimento dei suoi meriti viene associato da Onorio all'impero. Quindi diventa anche lui Augusto e la moglie Galla Placidia diventa Augusta. Quindi poi potremmo dire è l'anno di Galla Placidia, l'unico anno in cui appunto divenne imperatrice, perché per sua sfortuna il marito, fatto imperatore all'inizio dell'anno, a settembre morì di morte naturale. Gli lasciò però un figlio Valentiniano III, che appunto diventerà poi imperatore. E devo dire che proprio questo ennesimo eh, imperatore bambino, Valentiniano III, permise a Gallia Placidia di esercitare il ruolo di regina madre. Ero da donna di grande, allora quarantenne, di grande esperienza, vi consiglio di leggere appunto il libro del collega Giorgio Ravegnani su questo tema. Di grande esperienza perché? perché era ponte tra il barbaricum e il mondo romano. Quando era stata tratta prigioniera dai Visigoti, era stata per cinque anni presso i Visigoti, aveva sposato Adaulfo un principe visigoto da cui aveva avuto un figlio che era morto dopo pochi mesi, infrangendo il sogno di Ataulfo di creare una dinastia barbarico romana. Poi era stato in esilio a Costantinopoli, quindi era anche in questo caso ponte tra Occidente ed Oriente, quindi un'esperienza estremamente interessante. Quindi, se noi dobbiamo dire cosa è successo nel 421, beh, forse è l'anno di Galla Placidia, di questa donna imperatrice. Questa è quindi la cornice evenemenziale in cui si scrive la vita della Venezia tra IV e V secolo. E se dobbiamo calare questa tempere politica nel contesto geografico della Venezia, in questo comprensorio territoriale, qual è la data che cambia gli scenari? Beh, sicuramente non è il 421, ma è il 402, la data in cui viene spostata la capitale da Mediolanum, da Milano a Ravenna. Perché questo cambiamento cambia le cose? anche e direi soprattutto per la Venezia. Perché prima di tale data la Venezia era sede, diciamo, privilegiata degli imperatori. Le frequentazioni degli imperatori nella regione erano soprattutto nell'età di Teodosio molto assidue. E questa presenza imperiale che implicava anche la presenza della corte e dei reparti militari dell'esercito palatino aveva impedito che gli insediamenti della Venezia si trasformassero in cadavere di città. Questa definizione che mi sembra molto forte noi la dobbiamo a Sant'Ambrogio che la riferisce alla vicina regione dell'Emilia. Ci dice che oramai, ai suoi tempi, le città dell'Emilia erano semirutarum cadavera urbium, cioè cadaveri di città oramai mezze distrutte. Questo non era avvenuto per la Venezia, perché a scongiurare un tale depauperamento dei centri urbani era proprio la presenza della corte imperiale. Gli imperatori si spostavano in continuazione tra Milano ed Aquileia, cioè fra la capitale ufficiale e la città che era considerata la porta dell'Italia verso l'Oriente. E lo facevano per motivi strategici e noi adesso diremmo geopolitici, perché questa regione era proprio nodale per il controllo dell'Italia e per la difesa dalle invasioni, adesso è di moda chiamarle migrazioni di popoli, io continuo a chiamarle invasioni, eh? perché ammazzavano le persone, non è che <ride> le migrazioni fossero accolte con gioia. Ecco. Quindi dopo l'esperienza politica di Costantino e dei suoi successori, il contesto internazionale impose infatti sempre di più la difesa delle frontiere quale capitolo di rilievo primario per l'agenda degli imperatori tardantichi i quali, proprio in ragione dell'importanza geopolitica e anche delle risorse produttive economiche dell'area veneta, intensificarono i loro soggiorni del territorio. Ma voi direte noi come facciamo a saperlo? Beh, abbiamo numerose spie. Una prima spia importante è rappresentata dai rescritti, dalle costituzioni imperiali, in poche parole dalle leggi emanate dagli imperatori che sono confluite nel codice teodosiano. Per fortuna queste leggi hanno le subscrizioni, cioè alla fine della legge si poneva non solo il nome dell'imperatore e non solo la data ad diem, no? proprio il giorno, ma per fortuna anche il luogo in cui era stata emanata la legge da parte dell'imperatore. Ecco quindi che noi possiamo mappare le presenze dell'imperatore e possiamo constatare che tantissime leggi... Alla fine del IV e all'inizio del V secolo furono emanati degli imperatori nella città della Venezia, ad Aquileia, a Concordia, a Padova e come vedremo tantissime anche ad Altino, nella la città progenitrice di Venezia. Un'altra spia, eh, spia documentaria interessante eh, ci viene dal eh, numero dei miliari. I miliari, voi sapete, sono quei cippi a forma cilindrica che eh, a distanza di eh, un miglio l'uno dall'altro segnavano lungo le vie imperiali le distanze. Ne sono stati trovati tantissimi nella Venezia di età appunto post-tetrarchica, cioè dopo Costantino. E questo ci fa capire. La cura manutentiva, cioè il fatto che le strade, per motivi di difesa e motivi militari, venivano manutenute con costanza. Ma questi miliari venivano solitamente apposti in occasione di visite degli imperatori, quasi a salutare l'imperatore che passava per quelle strade. E quindi anche questa è una spia della, del soggiorno imperiale de, nella Venezia abbiamo ancora un altro dato importante nella Venezia furono allocate in età tardoantiche fabbriche d'armi a Verona fabbriche di scudi a Iulia Concordia insomma sapete l'attuale Porto Portogruaro anzi Concordia Sagittaria proprio delle eh, fabbriche una fabbrica di frecce e poi queste città cioè eh, Giulia Concordia, fu sede di acquartenamenti di reparti dell'esercito mobile comitatense imperiale. Il cosiddetto sepolcreto dei Militi di Concordia e le iscrizioni incise sui sarcofagi, sulle arche, costituisce proprio un vivido esempio di quella che doveva essere la società mista di queste città venete in età tardo antica, convivevano insieme civili, militari, operatori, cioè operai delle fabbriche d'armi, commercianti d'olio che venivano addirittura dalla Siria, cristiani, pagani, quindi una vera e propria società mista. Le necessità della difesa unitamente all'affermazione del cristianesimo, avevano comunque causato delle modificazioni irreversibili nel paesaggio urbano. Una significativa alterazione nella fisionomia topografica urbana si era consumata quando nuovi poli aggregativi religiosi come le basiliche Altrimenti dislocate rispetto ai templi pagani che oramai erano stati abbandonati e chiusi, avevano catalizzato l'impegno edilizio anche delle comunità venete. In tale quadro il ruolo svolto dal Tino, cioè della città nonna di Venezia, rifulge per importanza. Vediamo ad esempio quali sono i dati che ci parlano dell'Altino tardoantica. Abbiamo menzionato ad esempio le presenze degli imperatori. Beh, grazie alle leggi emanate ad Altino, noi sappiamo che ad esempio nel 373 Valentiniano I ha emanato ad Altino ben sei leggi. «Onoro vi ha riseduto» nel settembre e nel dicembre del 399, poi ancora nel 400, poi ancora nel 401 e per l'ultima volta nel 406, quando ha fatto una puntata da Ravenna proprio ad Altino. Tante frequentazioni imperiali superano per quantità quelle di Padova e di Concordia e dimostrano che l'Altino fra la fine del IV e l'inizio del V secolo risultava attivamente coinvolta nelle eh, vicende politiche dell'Italia annonaria. Non è quindi un caso che Altina è presente in tutte le fonti topografiche e che eh, la ad esempio viabilità del suo suburbio abbia restituito moltissimi miliari tardoantichi, ma forse non è un caso che nella tavola Peutingeriana, che è l'unico itinerarium pictum, cioè dipinto che ci è pervenuto dall'antichità, Altino è rappresentata con una vignetta a due torri. Forse vedete che c'è Aquileia che ha tante torri, Altino ne ha due, Padova non ne ha nessuna. Ecco quindi vuol dire che alla fine del IV e l'inizio del V secolo Altino era forse più importante di Padova ma perché? perché era crocevia non solo tra Mediolanum e Aquileia ma era una città portuale e da lì partiva la via Claudio Augusta che arrivava fino al Norico quindi era una crocevia e un crocevia tra Oriente-Occidente, Nord-Sud, no? quindi aveva una sua notevole importanza. Questo ci viene confermato anche dal suo dinamismo economico. Abbiamo dei validi indicatori, ad esempio l'abbondanza di moneta che è stata tardo antica, che è stata rinvenuta dal Tino. La vitalità della sua industria laniera, vi ricordo che nell'editto dei prezzi di Diocleziano Altino è ricordato per ben due volte per la sua lana, la sua, che era il capitolo merceologico più importante. Ma noi sappiamo anche da alcune fonti, una fonte letteraria privilegiata, cioè dalle lettere che San Girolamo inviava a quello che era stato un suo allievo, il suo corrispondente Eliodoro, che sarà il primo vescovo di Altino, e in questa corrispondenza abbiamo alcune notazioni che ci parlano di com'era l'Altino tardo-antica. San Gerolamo, che parlava dal deserto della Siria, lo eh, apostrofa Eliodoro e dice ma perché non vieni in Siria? e invece rimani rinchiuso nel tuo fumeus carcer. No? Cioè vuol dire che era la città di Altino era fatta di, di case l'una vicina all'altra che emanavano tanto fumo no? e quindi in confronto ai bei deserti della Siria è considerata un carcere fumoso. Però ci dà anche notazioni che ci fanno capire che esisteva una basilica, esistevano, di cui appunto abbiamo alcune descrizioni. Beh, e poi eh, sappiamo che eh, Altino ebbe la cattedra vescovile nel 381 a.C., ben dieci anni prima di Concordia. Sono tutti indizi rivelatori di un riconoscimento dello sviluppo della comunità altinate. Una studiosa, e qui concludo io per lasciare le parole conclusive al mio collega, una studiosa mancata da poco, Lelia Cracco Ruggini, ha delineato per l'Italia non aria in età tardo antica un modello di insediamento bipolare, cioè una capitale civile, Milano, in cui si concentravano le strutture pubbliche e le sede dell'apparato burocratico e una collegata città di servizio, Pavia. Lo stesso avveniva tra Aquileia e Concordia. Bene, aver cominciato a comprendere cos'era Altino in età tardo-antica fa pensare invece a una struttura tripolare, cioè a un'Aquileia civile con l'apparato burocratici, a una... Concordia dove ci sono gli acquateriamenti militari e un altino che è il polmone produttivo e logistico di questo diciamo, insediamento a tre punte. La parola a Lorenzo. Dunque, se le fonti letterarie e giuridiche, come abbiamo appena sentito, concordano nell'attribuire ad Altino Tardo Antica un ruolo di spicco in questo contesto adriatico dell'Italia settentrionale, un'apparente assenza di conferme sembra invece provenire dalla documentazione epigrafica. Mentre infatti i vicini centri di Aquileia e Concordia, di cui appena ci ha parlato Giovannella, dispongono di un corpus di epigrafi tardo antiche assai considerevole. I numeri di Altino sono senza dubbio più esigui. Questa constatazione però merita di essere indagata più analiticamente. Come si è detto, Aquileia e Concordia furono insediamenti strategici di primissimo piano nello scacchiere geopolitico della parte occidentale dell'impero. Da Aquileia sono note circa 500 iscrizioni paleocristiane, la maggior parte di ambito funerario, oltre alle poche ma famosissime iscrizioni musive della cattedrale. Eh, oltre la metà delle epigrafi sepolcrali di Aquileia però ehm, proviene da eh, ritrovamenti casuali pertinenti a cimiteri subdiali, cioè all'aria aperta, dei quali non è rimasta traccia. E questa assenza di informazione archeologica ha determinato una spaccatura nella critica, costretta a proporre un'adattazione per i monumenti scritti sulla base dei soli criteri stilistici e contenutistici. Di tutte le epigrafi aquilesi, eh, tardo antiche, soltanto 13 sono munite di datazione consolare. La più antica risale al 336 d.C. e la più recente è datata al 417, quindi quattro anni prima, se vogliamo, del mitico 421. Per le altre si può appunto solo presumere che la datazione risalga nel periodo compreso fare l'età costantiniana e i primi decenni del V secolo. Il caso di Concordia è diverso. Fino al rinvenimento del celebre sepolcreto dei Militi, di cui avete visto un'incisione poco fa, che avvenne in maniera del tutto casuale nel 1873, non era nota alcuna iscrizione tardoantica proveniente da questa città, da Concordia. Quindi, questa straordinaria scoperta archeologica determinò uno stravolgimento della situazione. Nell'arco di un decennio fra il 1873 e il 1884, gli scavi guidati da Dario Bertolini portarono alla luce 260 sarcofagi tardoantichi, di cui un centinaio con iscrizione, circa 50 di sicura committenza cristiana e altrettante, diciamo, sospette. Questa circostanza deve a mio parere farci riflettere su un aspetto, cioè sostanzialmente l'incidenza della casualità dei rinvoniamenti che gioca un ruolo fondamentale. Cosa potremmo dire di Altino e di tutte le altre città della Venezia? Perché alla pari di Altino per esse la documentazione epigrafica tardo-antica è molto scarsa. Che cosa potremmo dire diciamo, qualora intercettassimo invece le loro i loro principali sepolcreti tardo-antichi? Probabilmente la situazione si ribalterebbe così come è avvenuto per Concordia. E, diciamo, ci sono delle spie che questo potrebbe succedere perché negli ultimi anni il rinvenimento di nuovi monumenti scritti, di nuove iscrizioni provenienti appunto dal territorio di Altino e soprattutto dal territorio dalle, dalle isole della Laguna Veneta settentrionale sta uh, ri, lentamente rivoluzionando la nostra comprensione della cultura epigrafica in questo periodo e in questo quadrante appunto geografico. Per concludere voglio solo citare un paio di casi. Il primo riguarda due frammenti scritti che sono stati rinvenuti separatamente nel corso di campagne di scavo nell'isola di San Lorenzo di Ammiana, nella laguna Veneta appunto, settentrionale, a nord di Torcello. Questi due frammenti eh, sono solidali fra loro, quindi possono essere fisicamente ricongiunti anche se attualmente sono conservati in due sedi diverse. E spero che appunto questo ricongiungimento, che io per ora ho attuato virtualmente per una pubblicazione, potrà essere magari realizzato fisicamente. Io penso che siamo sempre in attesa del Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia a Lazzaretto Vecchio, sarebbe una perfetta sede dove mostrarlo se non ad Altino. Ecco. E comunque, ecco, grazie a questo ricongiungimento, è possibile ricostruire sostanzialmente il testo di questa iscrizione che menziona un individuo, un'epigrafe funeraria che menziona un individuo di nome eh, Sarmatio si chiama. Le caratteristiche formulari anche paleografiche del testo, la raffinatezza della sua esecuzione, le lettere appunto ben delineate, ben disegnate, l'impaginazione ottima la presenza della dedica agli Dei Mani, quindi divinità, diciamo, riferendosi al mondo pagano, inducono a datarlo non oltre il IV secolo d.C. Ma l'informazione più importante che si evince da questa epigrafe è veicolata dall'epiteto innox, che vedete all'inizio della terza riga. È sinonimo di innocence ed è frequente nella documentazione invece di committenza cristiana. Serviva soprattutto per identificare quei fedeli spesso non ancora battezzati, che erano deceduti solitamente in giovane età. Quindi, anche se questi due frammenti sono stati rinvenuti ad Amiana in contesti di reimpiego di epoca medievale avanzata, è lecito supporre che la situazione, il contesto epigrafico originario per cui erano stati concepiti, non fossero geograficamente molto distanti da Amiana. Infatti, le numerosissime iscrizioni di epoca romana che sono state trovate a Torcello, nell'isola della Laguna Nord, sono tutte riconducibili all'antica Altino. In altre parole, questa iscrizione costituisce una delle prime attestazioni della religione cristiana nell'area lagunare veneta e in tutto il comprensorio altinate, se non forse la più antica, la prima traccia del cristianesimo nelle nostre zone un'altra importante fonte epigrafica un'altra importante iscrizione anche se purtroppo frammentare è conservata nei magazzini del museo di Torcello anche qui aspetta diciamo, di essere valorizzata si tratta probabilmente di una fronte di sarcofago che per motivi di conservazione è stata inserita alla fine dell'ottocento in una cassa di legno e consolidata con una colata di cemento quindi la vedete in condizioni di conservazione non ottimali e non si sa come sia arrivata al museo di Torcello non ci sono dati Um, l'iscrizione è databile sempre su base paleografica al quarto forse addirittura anche qui al quinto vedete che la fattura è alquanto diciamo peggiore della precedente quinto secolo d.C. anche qui è un contesto funerario appunto un sarcofago e um, il testo menziona un individuo il cui nome è Bricianus lo vedete all'inizio della prima, prima riga forse un nome di origine celtica costui era un militare morto a 55 anni che ricoprì le qualifiche di optio, optio e probabilmente di evocatus. La prima carica, quella di optio, individua un sottufficiale scelto dell'esercito che soprattutto in epoca tardoantica, svolgeva tipicamente mansioni amministrative. Invece l'evocatus era un soldato tenuto in servizio oltre la durata legale del suo mandato oppure richiamato, appunto evocatus, alle armi dopo il congedo. L'informazione più preziosa però veicolata da, questo, eh, da questa iscrizione è il termine frammentario all'inizio della seconda riga, lo vedete qui. Perché si tratta infatti probabilmente di un riferimento ai ginecia, potremmo dire i ginecei, cioè dei laboratori tessili su scala industriale nei quali si confezionavano le vesti da distribuire alle truppe imperiali e anche alla Corte in epoca appunto tardo-antica. Queste fabbriche di proprietà statale sono menzionate dalla Notizia Dignitatum, un celebre documento di carattere burocratico databile alla fine del IV secolo d.C. che contiene un dettagliato elenco degli organici civili e militari delle due parti dell'impero. Questa fonte, la Notizia Dignitatum, menziona ben 15 di queste manifatture tessile. Ginecia appunto, e ne localizza una, vi ho messo proprio una eh, diciamo riproduzione del manoscritto che ci tramanda la notizia Dignitatum, ad Aquileia, nella Venezia inferior, Venezia inferior. Ciascuna di queste 15 fabbriche era guidata da un procurator alle dipendenze del Comes Sacrarum Largizionum, quello che potremmo definire il ministro del tesoro del tardo antico. Quindi anche se non sappiamo, anche in questo caso, dove fu, diciamo, rinvenuta l'iscrizione che oggi è conservata a Torcello, è assai probabile, come vi ho detto che come avviene appunto sempre per tutte le iscrizioni trovate a Torcello, essa sia ascrivibile in ultima istanza al territorio di Altino, che appunto non dista molto da Aquileia. E sebbene sia entrato nella collezione del Museo di Torcello alla fine dell'Ottocento, il sarcofago di Bricciano si è rimasto inedito fino a tempi recenti, quindi la sua rivalutazione rappresenta un felice caso di chiamiamolo scavo di magazzino, una tipologia di ricerca che si sta dimestrando sempre più importante. Questa scoperta, il sarcofago di Bricianos e quella che vi ho appena citato della lastra funeraria di Sarmazio, ci hanno restituito due documenti epigrafici dal potenziale informativo straordinario. Infatti entrambi consentono di chiarire aspetti fondamentali della vita economica, sociale, religiosa e militare della Venetia marittima in età tardo antica. Siamo partiti da una leggenda e siamo giunti alla materialità della documentazione epigrafica. Ma che cosa possiamo concludere per quanto riguarda il 421 d.C.? Sicuramente che in quell'anno non fu fondata Venezia. Nessun console padovano, che è una carica totalmente fittizia, che forse cheggia titolature note da Livio, nessun console padovano non si recò a rivo alto per erigere una chiesa in onore di San Giacomo a mezzogiorno del 25 marzo. Come ci spiegano gli archeologi che hanno indagato e stanno ancora indagando gli insediamenti lagunari dell'età tanto antica e alto medievale, Venezia sarebbe sorta soltanto secoli dopo. Quale risultato di un processo di aggregazione insediativa lento, complesso, stratificato e non lineare? Tuttavia, nel 421 d.C. un territorio chiamato Venetia esisteva già ed era costituito da quegli insediamenti costieri dell'Italia nordorientale, come Altino, Concordia, anche Aquileia, che affondavano le proprie radici nella cultura dei Veneti antichi. Ed erano ormai stati pienamente integrati da secoli nel mondo romano. La vita di queste città e dei territori che attorno a esse gravitavano continuò anche nel V secolo e non si interruppe un giorno per l'altro a causa, diciamo, delle discese delle Orde dei Barbari. Anche se molta della documentazione deve ancora essere scoperta o valorizzata. L'archeologia, l'epigrafia e l'analisi di tutte le categorie di fonti stanno finalmente consentendo di far luce su questa fase cruciale della storia, rimuovendo il filtro delle narrazioni fantasiose per capire che cosa succedesse effettivamente nella Venetia del 421 d.C. Non vi è ragione di criticare la celebrazione degli anniversari, seppur fittizi nella misura in cui si ribadisce con senso critico la loro valenza simbolica e il loro ruolo di catalizzatori identitari. Per questo crediamo che non ci sarà nulla di male a fare gli auguri a Venezia quando fra tre giorni, il 25 marzo, compirà 1601 anni. Di auguri infatti questa città ha molto bisogno. Ciò che più conta però è che oggi... Senza bisogno di alcun anniversario da celebrare, la ricerca scientifica vada comunque avanti e ci aiuti a comprendere sempre meglio il nostro passato in modo da poter vivere più consapevolmente nel nostro presente. Grazie. Allora, eh, ringraziamo moltissimo Giovannella Cresci e Lorenzo Calvelli per questa bellissima esposizione storico-epigrafica letteraria eh, che eh, veramente eh, ci ha eh, strappato il velo su eh, questo, questo secolo, questi secoli, ma soprattutto questo secolo di grande criticità. Eh, di grandi cambiamenti, di anche, eh, ripensavo a quello che dicevamo di Altino la settimana scorsa, anche di grandi invasioni perché eh, non dimentichiamo, si parla del 421, però 30 eh, tre, eh, anni dopo arriva Attila, come abbiamo visto, quindi Altino viene, viene distrutta, eh, tutta la Venetia marittima oh, viene, eh, subisce il contrasto. Colpo, diciamo così, di questa invasione, però, come abbiamo visto, eh, riesce a rialzarsi in qualche maniera e a proseguire la sua vita fino a quest'altra mitica data, che è quella del 639, con il passaggio definitivo da eh, Altino a Torcello con le spoglie del primo vescovo Sant'Eliodoro nel sarcofago romano di secondo secolo che forse abbiamo visto la volta scorsa. E come sempre abbiamo qualche minuto ancora se c'è qualche domanda da fare ai nostri relatori. Eccola. Ah. Grazie, una curiosità. All'inizio della relazione si è parlato di un metodo di datazione storico che è quello gallico che parte dal cioè che praticamente l'anno 1 per noi sarebbe l'anno 29, quindi una differenza di 28 anni, ma adesso non vorrei sbagliare, ma perché si calcola la partenza dal momento della crocifissione in sostanza? Ma Gesù non è morto a 33 anni? Mi aspettavo questa domanda, in effetti, sì, sì. Secondo diciamo, la nostra cronologia è così. Però ecco, sono fonti che non sono precisissime dal punto di vista cronologico. In questo caso qui l'autore che ho citato, che è questo Prospero di Aquitania che visse all'inizio del V secolo d.C. Quindi, proprio diciamo, contemporaneo di questi eventi. Data ed dà proprio una datazione consolare, ho controllato, quindi cita i consoli del 29 d.C. quello che noi chiamiamo il 29 d.C. e lo chiama l'anno 1 del suo stile di datazione dalla Passione. Ecco, Quindi probabilmente appunto eh, rientra in questo. La possibilità che ha mh, appunto sollevato, proposto questo studioso rumeno, Sherban Marin, che secondo me è molto convincente, è che trovandosi questo stile di datazione soprattutto appunto in autori di area gallica anche latine non ovviamente francofoni ma ancora latini però tardo antichi e che questi autori poi diciamo ebbero una risonanza appunto in ambito gallico e poi francese franco e tra l'altro come vi ho detto scrivendo eh, martino da canal proprio in francese pur essendo veneziano ci fosse diciamo eh, come un lungo filo rosso che collegasse questo stile di datazione che magari non è stato più compreso ecco, perché la fonte poteva dire originaria eh, la fondazione o comunque diciamo, la, la discesa degli uni a nel 421 intendendo però un 421 secondo lo stile appunto della passione. Allora 421 più diciamo 29 in questo caso perché Prospero d'Aquitania usa questa data qui, fa comunque 450 che non è Così sbagliato, così lontano rispetto a un 452. Perché è l'inizio del, certo, dell dell'invasione. Esatto. Non è la data dell'invasione, sì, la... ma è l'inizio. Assolutamente, quindi diciamo, questo fraintendimento, forse poi dimenticato, e diciamo, essendosi invece cristallizzata questa data del 421, che non ha alcun senso. Ecco. Non che nel 450 sarebbe stata fondata Venezia, però. Lì avrebbe un senso perché abbiamo le invasioni, effettivamente abbiamo Atire, di cui abbiamo appena parlato nel 421. Abbiamo detto un anno anonimo, non si spiega perché nel Medioevo si inventino il 421, se non forse appunto perché qualcuno partì da questo stile di datazione sbagliato. Ecco. 33 anni ci avrebbe fatto molto meglio perché ci avvicinava proprio perfettamente. Infatti, 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 sì, sì. Scusate, volevo chiedere gentilmente allora io eh, so, diciamo così, per delle ricerche mie, eh, modeste ovviamente rispetto alle vostre, della Turchia di una provenienza della futura Venezia diciamo dalla Turchia dalla regione della Paflagonia allora abbiamo avete discusso eloquentemente della storia romana e mi sta bene perché la conosciamo un po' tutti sta molto nei libri di scuola però questa cosa della Paflagonia di Enea, degli eneti non, non l'avete toccata probabilmente per ragioni di tempo non lo so però vorrei che fosse un attimino spiegata mm, approfondita mm, come meglio ritenete potete insomma certo. perché non è secondo me così campata perdonatemi <ride> diciamo tra virgolette uso improprio eh, questa, questo particolare perché in effetti mi risulta che gli diciamo ensuli di Enea siano passati dalla Paflagonia e siano diciamo ci si siano portati verso quella parte che si può considerare la futura Venezia va bene un ceppo cioè una parte di queste persone e l'altra se si è diretta affondare probabilmente in un secondo momento Alba Longa e successivamente poi Roma, per cui queste cose, io purtroppo siccome non le ho sentite da voi, devo uh, ricordarle, ecco perché nel nome di Venezia è giusto ricordare queste cose. Passo. Grazie. 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 Grazie, grazie. No, ma come abbiamo detto, ci sono quattro filoni della leggenda di Fondazione di Venezia. Noi ne abbiamo indogato uno. Uno dei più famosi è proprio quello della leggenda troiana. E quello che ha detto lei ci richiama proprio Livio. Quello che lei ha citato è l'inizio del primo libro. No, no, certo, non è poca cosa. Anzi, è una leggenda famosissima perché era noto in tutta Europa. E proprio Livio mh, ci parla, diciamo, di questa duplice mh, discendenza dei. Eh, dei troiani guidati da Antenore che portarono appunto una popolazione di Eneti, come dice lui, verso eh, le sponde dell'Adriatico settentrionale e poi affondare appunto Patavium e invece ovviamente Enea che andrà poi a fondare Albion, Lavinia eccetera. Quindi chiaramente poi i Romani, così come già i Greci, percepivano questa assonanza fra la popolazione dei Veneti. Certo, sì, sì. Sì, infatti e gli eneti di cui parlano le fonti greche per eh, diciamo, assimilarli. No? Certo, quindi scusa se posso no, completare, è, è la eh, diciamo, leggenda della eh, fondazione eh, antenorea che sarebbe stata precedente addirittura da Roma, ovviamente è accreditata dal Patavino. Livio, ecco, e, 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 quindi. Eh? Scusi? Beh, di no, più. So, sono appunto delle, delle sono testimonianze fondative. storiografiche, no? Ecco, ma noi poi conosciamo cosa sono i veneti, no? Ecco, e quindi abbiamo testimonianze archeologiche della vita. Cioè, noi stiamo... Dunque, noi dobbiamo eh, porre eh, diciamo, la realtà documentaria e storica, è quello che abbiamo poi cercato di fare, e le leggende di, di fondazione che sono solitamente delle leggende che hanno create a scopo identitario. No? Allora noi sappiamo benissimo. Quando si sono in, benissimo, stanno indagando. Quando si sono formati i centri veneti, gli no? eh? in, insediamenti veneti, l'Altino venetica, la Padova venetica, l'Este venetica, quindi che precede quella romana, l'insediamento romano. Questa è, è la, diciamo, la realtà storica degli insediamenti. Poi abbiamo la leggenda fondativa, eh, quindi anche questa meritevole di approfondimento. Ecco. Eh, quello che dobbiamo cercare di capire è la differenza tra le leggende di fondazione, i miti di fondazione. E la realtà storica. Anche Romolo e Remo, no? ecco, noi adesso sappiamo che Roma nasce, nonostante quel che dice Carandini, dall'aggregazione di insediamenti su vari diciamo, colli di Roma. È quello che i romani i Greci chiamano un sinecismo, no? però eh, così come per Venezia, Dire che ci sono tanti piccoli nuclei che poi si uniscono, non crea una identità. E i popoli hanno bisogno dell'identità. Ecco che quindi in qualche momento si crea una leggenda di fondazione. No? E questo avviene per tutti i popoli, per tutti, no? e, e, e non deve essere demonizzato, anche se sono. Dei falsi storici, no? Perché i popoli hanno bisogno di questo per riconoscersi, no? Eh. E, e, e io. Eh... Eh, volevo solo aggiungere una. Una piccola cosa a questo che è stato detto, chi c'era la settimana scorsa nella nostra prima eh, incontro su Altino eh, forse si ricorda fra gli ex voto del santuario preromano, cioè Veneto di Altino, quel bellissimo bronzetto di Pari d'Arcere che vi ho fatto vedere e vi ho fatto notare. Allora, la presenza, diciamo così, proprio la presenza all'interno del santuario di questo Particolarissimo e come dire riconoscibilissimo eh, dono votivo. Acquista una valenza e un'importanza particolare proprio su questo scenario di cui stiamo discutendo. Perché? Perché questo eh, documenta la conoscenza dell'epopea omerica e quindi di tutte le leggende di cui stiamo appunto parlando all'interno della popolazione altinate e naturalmente quindi possiamo supporre Veneta nella, eh, attorno a nella prima metà del V secolo, del V secolo a.C. È il momento in cui, ricordiamoci un'altra cosa importante: che eh, in Grecia Sofocle eh, compone una tragedia, ahimè, perduta, che si chiamava Gli Antenoridi. E questo non fa altro che. Eh, portare l'acqua a questo mulino. E, 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 a quello che diceva, e mi ricollego a quello che diceva adesso la professoressa Cresci, perché questo documenta la volontà della popolazione veneta di autocrearsi una genealogia, cioè di ratificare in qualche modo con questa immagine la sua discendenza antenorea. Troiana e Antenorea e quindi questa è una documentazione concreta archeologica materiale di quello che stavamo appunto dicendo. Cioè, pensate a Roma, no? cioè, prima c'è la, la leggenda di Romolo e Remo, quando arrivano gli etruschi, la dinastia etrusca di essere fondata da due zoticoni pastori, non va bene. Ecco che si scelgono l'eroe omerico Enea, ecco, che è una leggenda fondativa Molto più nobilitante, no? Poi ci penseranno a raccordarli i due, no? Ecco, però è interessante notare come eh, ognuno si scelga il metodo fondativo che più lo rappresenta, no? eh, allora. L'appuntamento è per la prossima settimana, per martedì prossimo, dove cominceremo a calarci nell'archeologia materiale di Venezia con la prima, eh, col primo incontro con eh, Marco Bortoletto che ci parlerà dello scavo di San Pietro di Castello, il sito più antico eh, veneziano. Grazie, a martedì prossimo.